Cosa fa oggi Edoardo Franco? Dalla vittoria a MasterChef all'Isola dei Famosi, oggi è totalmente cambiato. Ancora risuona il suo, daje, nelle orecchie, quasi un intercalare che lo ha distinto a MasterChef 12, oltre indubbiamente al suo taglio di capelli a dir poco retro. Il suo grido motivazionale è diventato anche il titolo di un libro, daje. La mia cucina senza confini, pubblicato dopo la vittoria, Edoardo Franco si è infatti aggiudicato la vittoria del talent culinario, e ha tentato la doppietta con l'Isola dei Famosi. Ma qui non è riuscito nell'impresa, e si è classificato al sesto posto. Ha dato però modo di conoscerlo un po' meglio. E oggi che fine ha fatto? Scopriamo se ha realizzato il suo sogno di aprire un ristorante o se ha deciso di cambiare totalmente vita. Edoardo Franco. Che fine ha fatto? Edoardo Franco è stato un vero personaggio a MasterChef, dove al di là della bravura e del talento si è distinto anche per la simpatia e i modi di fare. Subito dopo la vittoria a Dissapore ha affermato che a farlo vincere è stata la sua testa. Ero solido mentalmente, ero un carro armato, sempre a mio agio, carico. Non mi sono mai lamentato, mai abbattuto, a parte sul finale per il dolce. Per tutta la gara sono rimasto in quella modalità, a prescindere da come andava. Ed è andata decisamente bene, dato che è arrivato primo. Meno bene all'Isola dei Famosi, dove abbiamo visto un Edoardo tutto nuovo. Almeno nell'aspetto. Per pagare un pegno il cattivo, spirito dell'isola, ha posto l'uomo davanti ad un'ardua scelta, un lauto pasto in cambio della folta chioma. E così abbiamo visto la sua testa rasata. Un bel cambio di immagine, a dire il vero, che gli ha giovato. Cosa fa oggi? Dopo aver partecipato a due reality molti speravano di vederlo anche nel terzo. Ma Edoardo Franco ha confessato di essere stato contattato per il Grande Fratello e di aver rifiutato. A Super Guida TV ha spiegato: voglio fare cose che sono affini a ciò che mi può far stare bene e alla mia immagine. Non credo che il Grande Fratello sia un format, con tutto il rispetto, che fa al caso mio. Sono una persona che ha bisogno della sua privacy, della sua intimità. Essere filmato H24 anche quando vado al bagno ma anche no. Non è assolutamente il mio, oggi non sappiamo però cosa stia facendo l'ex naufrago. Sicuramente si starà impegnando in nuovi progetti per il suo futuro.